Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. In questo video parleremo di libri maledetti, quei libri che contengono incantesimi, maledizioni o formule di magia nera, ispirati da entità malvagie o dal diavolo stesso. E non parleremo solo di libri dal contenuto maledetto, ma anche di libri la cui storia sembra maledetta. Testi che, se vengono letti, conducono il lettore alla follia o, peggio ancora, alla morte. Ovviamente, come saprete se avete già visto altri video su questo canale, non presteremo solo cieca fiducia a queste storie, come accade in molti articoli o video su questi argomenti, che vogliono solo creare un'atmosfera un po' horror o di mistero, ma, dopo aver provato il fascino del mistero, ci domanderemo anche quanto le storie intorno a questi libri siano davvero credibili, e se non ci siano invece spiegazioni logiche a delle vicende apparentemente misteriose. I libri di cui andrò a parlare sono inoltre tutti libri realmente esistenti e non libri maledetti immaginari che magari compaiono nella trama di un altro libro o di un film, come Le stanze dal libro di Zian di Madame Blavatsky, un mitico testo alle origini della religione teosofica, o il famosissimo Necronomicon di Howard Phillips Lovecraft. Se vi interessa un'indagine sui libri di finzione, recuperate il mio video sul misterioso personaggio del Re in Giallo. Lì parlo anche del Necronomicon e accenno ad altri pseudobibli, a libri immaginari molto misteriosi e collegati al Necronomicon. Ma è il momento di partire alla scoperta dei nostri libri maledetti, andando a vedere anche che generi e che tipologie di libri possono rientrare a pieno titolo in questa categoria. I primi libri di cui parliamo sono i mitici libri di Thoth, praticamente il capostipite assoluto dei libri maledetti. I libri di Thoth sarebbero una raccolta di 42 testi, redatti e lasciati sulla terra dal dio egizio Thoth, nei quali si troverebbero rivelati i più grandi misteri del cosmo e della vita, insieme ad incantesimi di eccezionale potere. Il dio egizio Thoth era infatti il dio della sapienza, della scrittura e degli scribi, della magia, della matematica e della geometria, tutti i saperi che gli antichi consideravano strettamente connessi e indispensabili per conoscere le leggi segrete della natura. Questi libri sono maledetti in quanto chi veniva a conoscenza del contenuto senza essere autorizzato dal faraone o dai sacerdoti che li custodivano, immediatamente veniva condannato a morte o dal faraone stesso o da una maledizione del dio. A causa dell'eccezionale importanza delle rivelazioni in essi contenute, i libri di Thoth sarebbero stati nascosti per secoli in biblioteche segrete. Alcuni collegano i libri di Thoth al famoso Libro dei Morti, un altro testo egiziano molto misterioso, ma il confronto tra i due non è del tutto appropriato. Il Libro dei Morti, infatti, è a nostra disposizione, può essere consultato e tradotto. Benché contenga anch'esso formule magiche e rituali, il Libro dei Morti è in verità un testo funerario sulle pratiche di sepoltura e sul cammino dello spirito dopo la morte. I libri di Thoth invece risultano attualmente dispersi e si dice che contenessero delle conoscenze segrete, la parte più oscura e nascosta di quella religione presentata appunto nel Libro dei Morti. È molto difficile valutare se questi libri siano davvero esistiti o siano solo il frutto di una narrazione mitologica, una sorta di storia di mistero e di maledizioni del mondo antico. Resta il fatto che i libri sono già noti al tempo di Tolomeo II, sovrano dell'Egitto nel III secolo a.C., e che moltissimi occultisti fanno risalire a questi libri l'origine dei tarocchi e le indicazioni precise della pratica per ottenere l'immortalità. Secondo altri, la pratica in questione servirebbe non per l'immortalità, bensì per resuscitare i morti e creare uno zombie. I libri di Thoth si trovano a ragione al primo posto tra le storie di libri maledetti. Benché non vi sia ancora un riferimento a poteri diabolici nel modo più moderno di intenderli, il loro contenuto sarebbe il medesimo dei molti libri maledetti che sono venuti in seguito, un insieme di poteri magici al di là dei limiti umani. Passiamo ora a quello che è probabilmente il più famoso in assoluto tra i libri maledetti, il Codex Gigas, meglio conosciuto come la Bibbia del Diavolo. La Bibbia del Diavolo è un manoscritto con caratteristiche davvero impressionanti, 92 cm di lunghezza, 50 cm di larghezza e 22 cm di spessore, una copertina di legno decorata e ricoperta di pelle per un peso totale di 75 kg. Queste caratteristiche rendono la Bibbia del Diavolo il più grande e voluminoso manoscritto esistente al mondo, perciò chiamato anche Codex Gigas, che significa codice gigante.
Il manoscritto è conosciuto come Bibbia del Diavolo perché contiene una raffigurazione del diavolo a tutta pagina, rappresentato come un essere mezzo uomo e mezzo animale, dotato di corna, una lingua biforcuta e zampe con artigli. Il manoscritto è riccamente miniato e decorato e, oltre all'immagine del diavolo, contiene un gran numero di testi fondamentali del sapere medievale. Una trascrizione completa della Bibbia, le etimologie di Isidoro di Siviglia, che è uno dei più importanti trattati antichi sull'origine delle parole, due testi dello storico Giuseppe Flavio sulla storia giudaica, una storia della Boemia, un calendario con la lista dei santi, un elenco di monaci, formule magiche, tavole di alfabeti con le lettere del greco, del cirillico e dell'ebraico. L'intero libro è scritto in latino e nel codice stesso viene registrato l'anno di completamento della sua stesura, ovvero il 1229. La Bibbia del Diavolo presenta le sorprendenti dimensioni che abbiamo detto e un'altrettanto monumentale raccolta di testi, ma racchiude anche dei veri e propri misteri. La grafia con la quale il codice è stato scritto è praticamente identica dall'inizio alla fine, nonostante ci sarebbero voluti, secondo gli storici, tra i 20 e i 30 anni di lavoro per produrre un codice di questa portata. Inoltre dal codice risultano mancanti 8 pagine, su un totale di 320. Una leggenda narra le origini della Bibbia del Diavolo, spiegandone anche le stupefacenti caratteristiche. Nel monastero di Podlagice, in Boemia, attuale Repubblica Ceca, c'era un monaco chiamato Hermann. Hermann infranse la regola del monastero e fu condannato ad essere murato vivo nella sua cella, perciò fu conosciuto da quel momento in poi come Hermann il recluso. La notte precedente alla condanna, il monaco tentò di salvarsi la vita e fece una proposta agli altri monaci. Avrebbe creato il più grande e il più bello dei libri al mondo in cui fossero trascritti l'intera Bibbia e i testi più importanti del sapere umano, e lo avrebbe fatto nel giro di una sola notte, in modo tale da consegnare l'opera finita prima della sua condanna. Se fosse riuscito nel suo intento, avrebbe avuta salva la vita. Resosi conto dell'impossibilità di quell'impresa, o essendone forse già ben consapevole, Hermann strinse un patto con il diavolo che gli fornì il proprio aiuto. Così il monaco poté presentare il giorno dopo il libro completo davanti allo stupore di tutti. Ma in realtà il codice era un libro consacrato al demonio, poiché il monaco aveva ricambiato l'aiuto del diavolo dedicandogli quella grande raffigurazione inserendo nel testo delle formule di magia nera, che erano originariamente contenute nelle 8 pagine attualmente mancanti. Queste pagine sarebbero state poi rimosse forse dagli altri monaci a causa del loro contenuto satanico, o forse da qualcuno che voleva utilizzare quelle formule per oscuri scopi e dunque preservarle dalla distruzione. Questa storia è sicuramente fantastica, è davvero difficile trovare un libro con una storia altrettanto avvincente e misteriosa, però mi tocca rompere un po' la magia e dirvi che i misteri del Codex Gigas, il codice gigante, hanno tutti una probabile spiegazione. Il fatto che il testo sembri scritto con una sola grafia e dunque da una sola persona non è qualcosa di impossibile. Nel Medioevo poteva accadere, infatti, che un monaco dedicasse l'intera vita alla produzione di un ristretto numero di manoscritti di eccezionale valore, e potrebbe essere proprio il caso del nostro Hermann il recluso. Egli non sarebbe infatti recluso in quanto incarcerato nella cella o sul punto di essere murato vivo, ma questo termine indicherebbe la semplice reclusione nel monastero, cui tutti i monaci andavano incontro, o anche più nello specifico, il fatto che egli conducesse una vita molto isolata e reclusa proprio perché lavorava costantemente al codice. Hermann era dunque un monaco come gli altri che dedicò circa 20 anni a produrre il meraviglioso libro, perciò esso risulta scritto solo con la sua grafia. Pure per le 8 misteriose pagine mancanti c'è una spiegazione storica abbastanza probabile. Il manoscritto subì numerosi spostamenti dal luogo in cui era stato prodotto ed era conservato al Castello Reale di Stoccolma quando scoppiò nel 1697 un devastante incendio. In quell'occasione qualcuno si premurò di mettere in salvo il prezioso Codex Gigas, ma, date le sue enormi dimensioni e il suo peso, per salvarlo dalle fiamme lo lanciò da una finestra del palazzo, causandogli dei danni, tra i quali il distaccamento delle famose 8 pagine. Nonostante ciò è impossibile sapere cosa contenessero, ma molto probabilmente contenevano altri testi sul genere di quelli ancora presenti nel manoscritto, come trattati di storia o di argomento religioso. E l'immagine del diavolo? Beh, come le eccezionali dimensioni del libro, l'immagine dimostra soprattutto la grandissima bravura del monaco nel produrre manoscritti, ma c'è da dire che, benché molti si siano concentrati sull'immagine del diavolo, nel Codex Gigas compaiono anche raffigurazioni del paradiso e immagini sacre.
Probabilmente l'autore voleva rappresentare sia il bene sia il male che sono elementi della nostra vita, senza essersi in realtà focalizzato solo su immagini diaboliche. Siamo dunque di fronte ad una leggenda nata probabilmente dallo stupore e dalla meraviglia per un libro gigantesco e ricco di ottimi disegni, ma comunque in fin dei conti un manoscritto come tutti gli altri, soltanto più grande e più bello, realizzato da un semplice monaco in linea con la produzione di manoscritti della sua epoca. Veniamo ora ad un intero genere di libri maledetti, il genere per eccellenza di questa tipologia di libri, i grimori. I grimori sono dei libri di magia contenenti nozioni di astrologia, cataloghi di demoni, formule magiche e incantesimi e pratiche per produrre filtri e talismani. Le origini della parola grimorio sono misteriose quanto il loro contenuto. Alcuni ritengono che sia una storpiatura del francese antico grammaire, parola che indica i testi di grammatica medievali, con riferimento al fatto che grimori sono libri contenenti istruzioni e regole come i libri di grammatica, ma questa origine della parola è piuttosto traballante. La maggior parte dei grimori conosciuti fu prodotta dopo l'anno 1000 e anzi per lo più nel basso medioevo in epoca rinascimentale, quando crebbe notevolmente l'interesse per l'occulto e la stregoneria, probabilmente in risposta all'attività di censura e repressione operata dalla Chiesa, che si rafforzò proprio in questo periodo. Nonostante ciò, non bisogna pensare che i grimori fossero libri esclusivamente di magia nera. Alcuni sono attribuiti a papi, molti si considerano ispirati dagli angeli, in una visione sincretistica della religione e della magia, ovvero una visione dove entità tradizionalmente considerate benevole e tradizionalmente considerate malevole convivono e concorrono a formare una sorta di unitarietà nell'interpretazione dei fenomeni della vita e dell'universo. I grimori di cui abbiamo notizia sono davvero moltissimi e notevolmente variegati, perciò ho deciso di dedicare uno spazio all'intero genere di libri segnalandovi i più famosi e interessanti e soprattutto quelli dal contenuto più cupo e misterioso. Se qualcuno vi incuriosisce o vi interessa in maniera più specifica, scrivetelo nei commenti così potremo dedicargli un video apposito. Il grimorio più famoso è sicuramente la Clavicula Salomonis o Chiave di Salomone, un testo attribuito al leggendario re biblico Salomone ma probabilmente scritto nell'Italia medievale. Esistono vari manoscritti che riportano questo testo con alcune differenze tra l'uno e l'altro, ma il contenuto è in tutti i casi incentrato su procedure ben precise per produrre degli incantesimi. Queste procedure sono basate sulla raffigurazione dei famosissimi pentacoli, dei simboli magici costituiti da figure geometriche, spesso stelle inscritte in dei cerchi, formule in varie lingue e ulteriori simboli alchemici e simboli d'evocazione. La Chiave di Salomone si baserebbe a sua volta su importanti testi cabalistici precedenti, come il libro di Raziel l'Angelo, e su testi che diffusero l'esoterismo arabo in Occidente, come il Picatrix, entrambi risalenti al XIII secolo. La Chiave di Salomone ha poi ispirato numerosi grimori successivi. Da questo prendono infatti ispirazione il Lemegeton, nome di cui non si conosce il significato, noto anche come Piccola Chiave di Salomone, risalente al XVII secolo, e il Grande Grimorio, conosciuto anche come Dragone Rosso, ipoteticamente scritto nel 1522, ma più probabilmente redatto nel corso del 1800. Mentre questi libri che ho nominato sono più incentrati su formule magiche, lunghissime liste di demoni e principi infernali, un'altra tradizione di grimori è maggiormente focalizzata sulla creazione di talismani. Il più famoso testo appartenente a questa tipologia è il Libro di Abramelin, un testo diffuso probabilmente fin dalla metà del 1400 e riscoperto sul finire del 1800 da MacGregor Mathers, il fondatore dell'Ordine Ermetico della Golden Dawn, che lo tradusse in inglese. Se avete già visto il mio video sul quadrato del Sator, avrete una certa familiarità con i cosiddetti quadrati magici. Bene, nel libro di Abramelin c'è un'intera sezione, la terza parte del libro, interamente dedicata alla creazione di talismani in forma di quadrati magici, con lettere al posto dei numeri. I quadrati consentirebbero di costringere spiriti ed entità demoniache ad operare al servizio del mago. Uno dei talismani presenti nel libro è ad esempio il quadrato Golor, basato sulla parola ebraica Gol, che vuol dire muoversi in fretta, e che ha praticamente le stesse caratteristiche nella disposizione delle lettere del famoso quadrato del Sator. Se usato nel modo appropriato, il quadrato Golor consentirebbe al mago di trasformarsi in un corvo.
Inutile dire che i grimori hanno riscosso un grande successo nell'Ottocento e nel Novecento, divenendo spesso dei veri e propri libri sacri per gli occultisti, delle Bibbie nere al 100%, e hanno ispirato correnti religiose come il satanismo di Anton Lavey, che non a caso ha pubblicato una sua Bibbia di Satana, e la Wicca, religione neopagana fondata sulla magia. E il grimorio più moderno ad aver acquisito una certa fama è stato scritto proprio da una sacerdotessa Wiccan, chiamata Persefone Adrastea Irene. Questi grimori, perché si tratta in realtà di due libri, si presentano diversamente da quelli di cui abbiamo parlato finora, in una veste un po' meno affascinante. Sono sì scritti a mano, ma su due comuni blocchi per appunti rilegati a spirale. Nonostante non si presentino a livello estetico come il top dei manoscritti misteriosi, sono stati venduti sul sito havebooks.com per poco meno di $14,000, proprio perché sono considerati di grande valore nella religione Wicca e contengono una maledizione. Nella prima pagina, sopra dei misteriosi simboli magici, è scritto questo avvertimento: a coloro che non padroneggiano la stregoneria, la lettura di questo libro è vietata. Non procedere oltre o la giustizia infliggerà un rapido e tremendo castigo, e sicuramente soffrirai per mano di chi padroneggia la stregoneria. I grimori del Medioevo, quelli più recenti, hanno davvero poteri magici e collegamenti con le entità demoniache? Qua entriamo nelle questioni di fede, per così dire, ci si può credere oppure no. Quello che è certo è che essi hanno tramandato una tradizione secolare, se non millenaria, di formule, nomi di demoni, simboli e incantesimi che hanno costituito un intero universo di riferimenti, spesso segreti ma strettissimamente intrecciati con la storia della scienza, ad esempio, o dell'arte e della letteratura. Un ultimo grimorio di cui voglio parlare in maniera più dettagliata è noto come il Libro di Soiga o Al-Daraya. Anche questo testo contiene formule e maledizioni, ma presenta pure un'altra caratteristica molto curiosa. Le ultime pagine dei due manoscritti attualmente conosciuti, conservati alla British Library e alla Biblioteca Bodleiana di Oxford, contengono 36 tabelle di lettere dal senso a prima vista indecifrabile. Proprio per questa caratteristica il libro di Soiga è ritenuto maledetto. Chi riuscisse a capire il giusto significato di quelle tavole sarebbe colpito da una tremenda maledizione e morirebbe entro 2 anni e mezzo. Il libro di Soiga acquisì una certa notorietà nell'Inghilterra del XVI secolo, poiché arrivò nelle mani di John Dee, celebre matematico e alchimista esperto di occulto, che operava alla corte della regina Elisabetta I. John Dee fu da subito estremamente interessato al manoscritto ed era pure consapevole delle voci sulla maledizione che avrebbe colpito chi lo avesse decifrato. Nonostante ciò, Dee decise di provare a decifrarlo con l'aiuto di un altro alchimista e medium molto famoso dell'Inghilterra elisabettiana, Edward Kelly. In una notte del 1582, Kelly utilizzò i suoi poteri di medium al servizio di John Dee per metterlo in contatto con un'entità soprannaturale che gli rivelasse delle informazioni sul manoscritto maledetto. Kelly possedeva uno specchio tramite il quale gli arcangeli si impossessavano di lui, parlando attraverso la sua voce, così Dee poté parlare niente meno che con l'arcangelo Uriel. Uriel gli comunicò in questa occasione, per bocca di Kelly, che il libro di Soiga era stato rivelato ad Adamo nel paradiso terrestre e che solo l'arcangelo Michele era a conoscenza del segreto per decifrare le tavole in fondo al manoscritto. Nonostante le rivelazioni dell'arcangelo, John Dee non ottenne nessun avanzamento nella sua opera di interpretazione e, dopo la sua morte, il libro di Soiga fu pian piano dimenticato e si persero addirittura le tracce dei manoscritti che lo riportavano. I due manoscritti del libro di Soiga sono stati poi rinvenuti solo nel 1994 ad opera della studiosa Deborah Harkness, che stava compiendo degli studi proprio sull'alchimista John Dee, e sono stati sottoposti nel 2006 ad una certosina opera di decifrazione da parte del matematico statunitense James Reeds, appassionato di antichi testi esoterici che si occupa anche della decifrazione del misterioso codice Voynich. Reeds ha inserito le 36 tavole e le relative 46.656 lettere che le compongono in un apposito programma per computer ed è riuscito ad ottenere finalmente l'interpretazione del messaggio cifrato. Reeds ha così scoperto che ogni tavola è basata su una parola magica di 6 lettere, che ne costituisce il seme. A partire da questa parola, differente per ogni pagina, una semplice equazione consente di ottenere tutte le lettere del quadrato 36x36. Tramite questo procedimento lo studioso ha potuto rivelare il contenuto delle misteriose tavole. Le prime 24 sono intitolate alle costellazioni dello zodiaco, 2 tavole per ogni segno. 7 tavole sono intitolate ai pianeti,
4 agli elementi naturali e 1 alla figura del misterioso Magister, probabilmente colui che è in grado di decifrare il codice stesso o, metaforicamente, il linguaggio segreto dell'universo. Siamo davvero davanti ad un libro maledetto? In realtà, scoperto il significato delle misteriose tavole, sembra piuttosto che l'autore del libro di Soiga abbia voluto veicolare un messaggio molto diffuso tra gli alchimisti e gli esoteristi del Rinascimento. L'universo è un libro. Galileo Galilei, ad esempio, espresse proprio questo paragone quando, al capitolo 6 della sua opera Il Saggiatore, affermò che l'universo è un libro scritto con la lingua della matematica. Ogni tavola del libro di Soiga vuole racchiudere appunto delle conoscenze enciclopediche ed universali partendo da una singola parola, il seme, dal quale si generano tutte le altre, poste in una griglia organizzata secondo criteri matematici. Un altro famoso esoterista, l'abate Tritemio, aveva già fatto una cosa simile nel suo libro chiamato Steganografia, scritto nel 1499. Quest'opera sembrava a prima vista un trattato di magia, come il libro di Soiga, ma era in realtà una spiegazione di metodi di crittografia e steganografia, come il titolo appunto indicava. Steganografia è una parola molto rara, composta dalle parole greche steganos, che vuol dire coperto, e grafia, scrittura. La steganografia infatti è una tecnica per nascondere la comunicazione tra due interlocutori, per creare dunque un linguaggio cifrato e, di conseguenza, dei veri e propri cifrari. E il libro di Soiga è esattamente un cifrario. E comunque lo studioso James Reeds, che ha svelato i misteri delle tavole di Soiga, non è morto 2 anni e mezzo dopo la decifrazione. Forse la maledizione non ha funzionato molto bene. In questo viaggio tra i libri diabolici e maledetti abbiamo visto ormai vari generi di testi, raccolte di formule e codici criptati e non potremmo che concludere con un bel tipo di testi che aiuta a districarsi nel marasma dell'occulto. Un bel dizionario. E non uno solo, ma ben 2 dizionari maledetti. Il primo è il famoso Dizionario Infernale, pubblicato da Jacques-Collin de Plancy nel 1818. Questo Dizionario Infernale è un accuratissimo libro di demonologia, organizzato in gerarchie infernali, dove compaiono dunque i demoni di numerose religioni, organizzati in base al loro rango e al loro potere. Sfogliandolo ci si può imbattere in demoni molto famosi come Belzebù, Behemoth, Lucifero e Abraxas, ma anche in nomi sconosciuti e stravaganti come Cacrinolà, Spaimon e Thorngarzuk. La vita dell'autore, Collin de Plancy, fu stravagante quanto il suo libro. Affascinato dall'occultismo e nemico dei valori tradizionali, a soli 18 anni abbandonò il suo paese natale, la Francia, per ritirarsi in solitudine in Norvegia. Proprio qui scrisse il Dizionario Infernale, questo curioso repertorio di aneddoti sui demoni, aneddoti a volte pure abbastanza comici, a metà fra storia e leggenda. Circa 20 anni dopo, però, Collin de Plancy si convertì al cattolicesimo, secondo alcune leggende proprio per sfuggire ai poteri infernali e demoniaci dai quali era tormentato, e decise di modificare numerose parti del Dizionario Infernale per conformarsi alla dottrina della Chiesa Cattolica, purgando la sua opera dei passaggi contrari alla religione. Il secondo dizionario è il Dizionario del Diavolo di Ambrose Bierce, scrittore che troverete nominato sempre nel video sul Rain Giallo che ho citato all'inizio. Questo testo è stato pubblicato per la prima volta nel 1906 con il titolo Il vocabolario del cinico e nel 1911 con il titolo definitivo. Nonostante il titolo, questo libro è in realtà un dizionario ironico e satirico dove le definizioni delle parole sono fornite per far sorridere il lettore, sulla scia di una tradizione di dizionari satirici precedenti molto apprezzati nella letteratura anglosassone. Il Dizionario del Diavolo appare dunque di per sé come un libro non particolarmente misterioso, se non fosse per la strana fine del suo autore. Ambrose Bierce infatti partì nel 1913, all'età di ben 71 anni, alla volta del Messico, dove era in corso una tremenda guerra civile, che forse qualcuno ricorderà per i nomi dei celebri rivoluzionari Pancho Villa ed Emiliano Zapata. Nel giro di pochi mesi Bierce scomparve nel nulla. E la sua scomparsa è ancora oggi uno dei più grandi misteri collegati agli scrittori americani. A seguito di questa scomparsa sono sorte un gran numero di teorie sulla sua morte, che sia stato fucilato proprio dai rivoluzionari perché ritenuto una spia nemica, che si sia tolto la vita o forse che sia stato colpito da una maledizione collegata a quel famoso Dizionario del Diavolo, il quale sarebbe stato scritto proprio con l'aiuto del demonio, conducendo l'autore ad un'inaspettata notorietà grazie a influssi diabolici. Anche in questo caso la verità non è ancora venuta a galla e possiamo solo sperare che qualche archivio riveli magari un documento che spieghi la vera fine di Ambrose Bierce.
E con questi dizionari infernali il nostro viaggio tra i libri maledetti è concluso, ma si possono certamente trovare molte altre storie di libri collegati all'occulto, di cui sicuramente ci sarà occasione di riparlare. Per chi volesse approfondire l'argomento, il giornalista francese Jacques Berger ha scritto un excursus intitolato proprio Libri maledetti nel 1971, in cui si parla anche di molti altri libri dalle storie misteriose, spesso perduti oppure volontariamente distrutti dai loro autori o dagli eredi degli autori. Nel libro di Berger si possono trovare molti altri spunti interessanti anche sull'argomento della censura. Spesso la lettura di alcuni libri di occultismo è stata proibita o le copie stesse sono state distrutte in quanto contenevano idee che era meglio non venissero diffuse. E voi conoscete altri libri maledetti, avvolti da un'aura misteriosa, ispirati da terribili potenze magiche e demoniache? Scrivetemi nei commenti quali conoscete e se vi piacerebbe che dedicassi un video a qualcuno in particolare. Se avete apprezzato queste storie di libri maledetti, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E chi non lo fa, stia molto attento. Sappiate che pure questo video è maledetto, dall'inizio alla fine, con potentissimi sortilegi, e potreste essere perseguitati dal demonio Caacrinolas. Vi aspetto al prossimo video.